Lo stile è un modo di raccontarsi senza aprire bocca. No, non etichetta limitante, perché non ne esiste uno solo e non occorre averne uno soltanto. Conoscere i principali stili di moda, però, farà sì che si possa prendere un po' da uno e un po' da un altro per perfezionare e definire il proprio stile, che dovrà quindi essere unico. Ecco quindi un nuovo video sui 10 principali stili di moda. Se volete approfondirli o trattare stili che non ho menzionato, scrivetemi tutto nei commenti. Non dimenticarti di lasciarmi un like e iscriverti al mio canale, specialmente se non vuoi perderti nessun video. E per nuovi consigli di stile e beauty ogni giorno, vi aspetto su Instagram, mi trovate come Ele Petrella. Stile? No. Sigla! Stile minima, parola chiave essenzialità. E lo stile portavoce del less is more, che si traduce in vestire basic. Per avere uno stile minimal occorre indossare abiti semplici, sia nei colori, preferibilmente neutri, sia nelle forme, possibilmente linee nette o sartoriali. Gli accessori sono pochi ma buoni. Le stampe e i tocchi di colori vivaci quasi banditi. Le minimal più esperte possono dilettarsi a creare look a partire da tonalità appartenenti alla medesima palette. Un vero e proprio esercizio di stile. Stile boho etnico. Se l'estate avesse uno stile, sarebbe sicuramente questo. Per avere uno stile boho, chiaramente influenzato da quello hippie, bisogna riempire il proprio armadio di gonne lunghe, maxi abiti, harem pants, jeans a zampa, casacche in tessuti naturali, top all'uncinetto e sandali. I colori da preferire sono quelli della terra e le stampe, dalle floreali alle etniche, sono super ben accette. Un mood un po' gitano, molto libero e molto comodo. Si tratta di uno stile ricreabile anche durante i mesi più freddi, ma con un po' più di difficoltà. Occorrono abiti patchwork, gilet in pelliccia, camperos e cappelli dalla falda larga. Stile bon ton. In nome della raffinatezza e del buon gusto, lo stile bon ton ripropone l'immagine di una lady da altri tempi, valorizzando la femminilità in una maniera piuttosto semplice. Tubini, camicie cardigan avvitati, gonne a matita o a campana, pantaloni capri, a sigaretta o a palazzo. No quindi abiti striminziti o trasparenti, no scollature vertiginose, no intimo loghi in vista, no colori o fantasie appariscianti. Anche gli accessori e le calzature rispettano i requisiti della sobrietà e dell'eleganza, come le ballerine o i tacchi bassi, le cinture sottili o i cerchietti e gli orecchini o le collane ad esempio di perle. Stile androgino. Avere uno stile androgino non significa mascolinizzare la figura, ma giocare in maniera originale mescolando i capi solitamente appartenenti al guardaroba maschile alla propria femminilità celata. Mentre i colori cardine sono il bianco e il nero, nell'eventualità il grigio, il blu ed il marrone, i capi alla base di questo stile sono le camicie, le giacche e i pantaloni. Si prendono in prestito dall'armadio di lui il tweed, il gessato, il principe di Galles a livello di tessuti, le stringate e i mocassini per quanto concerne le calzature, le bretelle, le cravatte e i fazzoletti da taschino a livello di accessori. Stile hipster. Tendente al vintage e all'unisex, ma ricco di dettagli. Se il tuo stile comprende prevalentemente pantaloni con i risvoltini, ripped jeans, pullover e cardigan, camicie vintage, giacche oversize, vestitini floreali, giacche di pelle, maxi bag, zainetti effetto used, anfibie, accessori sfiziosi come le toppe, le spillette, gli anelli, i bracciali, gli orecchini, le collane, i foulard, probabilmente lo stile hipster è quello che si avvicina maggiormente al tuo. Stile skater. Ci siamo quasi. Lo stile di prima non ti soddisfava a pieno? Probabilmente perché sei più incline ad uno stile skater. Pantaloni con risvoltini e jeans? Ok. Felpe? Ok. Sneakers? Ok, ma le sneakers da skater non sono pop e grossolane, ma basse e filiformi come le All Star o le Vans. Il look è tendenzialmente meno curato e meno accessoriato. Insomma, si dovrebbe andare su uno skate. Al massimo un cappellino. Stile romantico. Colori chiari, tinte sorbetto, sfumature tono su tono, stampe delicate come i fiori e i pois, linee morbide che abbracciano le forme come i cashcore, le gonne a ruota e tessuti delicati come il pizzo, la seta o il tulle. Via libera poi a merletti,
balze, perline, nastrini e sì, anche cuori all'occorrenza. Nella vita di tutti i giorni lo stile romantico potrebbe assumere un aspetto retro a tratti. Durante le cerimonie potrebbe sfociare in un vero e proprio look da principessa. Per evitare l'effetto prima comunione, consiglio di mixare i capi romantici a quelli un po' più basici. Stile sportivo. Se sei arrivata fino qui storcendo un po' il naso per l'assenza di tute, probabilmente lo stile sporty ti riguarda maggiormente. Capi sportivi sì, ma non riservati alla palestra. Non significa dover uscire con leggings e top sintetici, ma di non poter fare a meno di pantaloni della tuta, felpe, t-shirt basiche, sneakers, cappellini a cuffia o con visiera. Anche non necessariamente tutti insieme, ma un paio alla volta. Stile preppy. Semplicemente collegiale, da brava ragazza pronta a frequentare una prestigiosa scuola o università. Stereotipi a parte, lo stile preppy richiede polo, camice, pullover, specialmente se poggiati sulle spalle, blazer e sì, gonne a pieghe, in pieno stile Gossip Girl. Ai piedi via libera, mocassini, stringate, ballerine, pantofole, Mary Jane e tacchi comodi. Gli accessori, trattandosi di uno stile che affonda le sue radici nelle scuole, sono abbastanza discreti. Al massimo fermagli o cerchietti. Stile rock. Camicie in flanella, t-shirt con le stampe degli album dei gruppi musicali, giacche in pelle, pantaloni scuri, jeans skinny, anfibi, borchi e piercing anelli. I capi e gli accessori chiave dello stile rock sono infiniti. Perché infinite sono le sottocategorie che si celano all'interno dello stile rock. Proprio perché i gruppi che ne hanno fatto la storia sono tanti ed eterogenei. Per questo motivo una premessa. Adottare uno stile rock senza conoscerne la cultura e cosplay. Oh no! Oh no! Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine, qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.